Lettura, Vangelo e commento. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo disse al popolo: «Io sono un giudeo nato a Tarso in Cilicia, ma educato in questa città, formato alla scuola di Gamaliele nell'osservanza scrupolosa della legge dei padri, pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi. Io perseguitai a morte questa via, incatenando e mettendo in carcere uomini e donne, come può darmi testimonianza anche il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Da loro avevo anche ricevuto lettere per i fratelli e mi recai a Damasco per condurre i prigionieri a Gerusalemme, anche quelli che stanno là, perché fossero puniti. Mentre ero in viaggio e mi stavo avvicinando a Damasco verso mezzogiorno, all'improvviso una grande luce dal cielo sfolgorò attorno a me. Caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Io risposi: «Chi sei, o Signore?» Mi disse: «Io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti». Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io dissi allora: «Che devo fare, Signore?» Il Signore mi disse: «Alzati e prosegui verso Damasco. Là ti verrà detto tutto quello che è stabilito che tu faccia». E poiché non ci vedevo più a causa del fulgore di quella luce, guidato per mano dai miei compagni, giunsi a Damasco. Un certo Anania, devoto osservante della legge e stimato da tutti i giudei là residenti, venne da me, mi si accostò e disse: «Saulo, fratello, torna a vedere». E in quell'istante lo vidi. Egli soggiunse: «Il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua stessa bocca, perché gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. E ora, perché aspetti? Alzati, fatti battezzare e purificare dai tuoi peccati, invocando il suo nome». Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Commento al Vangelo. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. C'è la missionarietà della fede. La fede o è missionaria o non è fede. La fede non è una cosa soltanto per me, perché io cresca con la fede. Questa è una cosa, una eresia gnostica. La fede sempre ti porta a uscire da te. La trasmissione della fede. La fede va trasmessa, va offerta, soprattutto con la testimonianza. Andate, che la gente veda come vivete. È così tanto tenero questo pezzo del Vangelo. Ma dove è la sicurezza? Come posso essere sicuro che uscendo da me sarò fecondo nella trasmissione della fede? Proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Farete meraviglie e il Signore sarà con noi fino alla fine del mondo. Ci accompagna. Nella trasmissione della fede c'è sempre il Signore con noi. Nella trasmissione dell'ideologia ci saranno i maestri. Ma quando io ho un atteggiamento di fede che va trasmessa, c'è il Signore lì che mi accompagna. Mai nella trasmissione della fede sono solo. È il Signore con me che trasmette la fede. Lo ha promesso, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Se questo video ti è stato utile, con poco puoi sostenere questo canale. Scopri come nella descrizione e ricorda che insieme possiamo diffondere fede e speranza. Con gratitudine, Daniele.